Mi racconti a parole tue che sta succedendo, chi sei, da dove venite, qual è la platea qui presente stamattina? Sì, allora parto dalla platea, sono i lavoratori TIS e RMI lucani che di fatto svolgono un'attività indispensabile in tutti, per la pubblica amministrazione, ma allo stesso tempo non hanno un contratto di lavoro, non sono regolarizzati, quindi, o meglio, percepiscono un sussidio di 580 euro, quindi vengono pagati per le prestazioni di lavoro che svolgono, però a nero, dallo Stato, quindi ci dovrebbe combattere il lavoro a nero. E invece non è così. Loro ci hanno contattato come noi, come sindacati, io sono membro di Stratis di USB e c'è anche Tonino Innocenti della CUB, e loro decidono la linea, ci teniamo a precisare questo, le rivendicazioni da portare avanti le decidono loro, noi ci occupiamo della parte organizzativa, nel senso che hanno bisogno di anche di un supporto nell'organizzare le cose, ma il potere decisionale è tutto nelle mani dei lavoratori. Noi non decidiamo una cosa che non sia stata votata e decisa dai lavoratori. Queste persone non pretendono una stabilizzazione, dopo tanti anni, pensa che i contratti di questa natura, che i non contratti di questa natura partono dal 1996, fra un po' facciamo 30 anni, e partono da una legge che è folle, cioè quella che prevede una percentuale tra cittadini e dipendenti comunali della pubblica amministrazione, che in Basilicata è un suicidio, perché noi abbiamo territori con pochissimi, paesi con pochissime persone, per cui non hanno neanche diritto casomai ad avere un dipendente. Come si è sopperito in tutti questi anni a questa mancanza? Con questi lavoratori a nero. Oggi diciamo basta, i sindaci tutti dicono che siamo indispensabili, allora crediamo sia giusto che ci venga riconosciuto un contratto di lavoro. Mimmo, quante persone fanno parte di questa platea di cui stiamo parlando? 1840. Questi sono i numeri che riguardano la Basilicata, cioè solo la Basilicata, immaginiamo in altre, le situazioni sono identiche. Cioè... Ovviamente tu quando parli di una rivendicazione dei diritti, facciamo il caso di una malattia, non sarai mai pagato in questo caso? No, non hanno nessun istituto contrattuale, nessuno. Per quanto anche in Italia, anche chi c'è un contratto se la passa male, ma questi se la passano peggio di tutti. Cioè percepiscono un sussidio di 580 euro che è ancora più, è anche più basso di un percettore di reddito di cittadinanza in attesa di un lavoro. È una follia veramente, questi se si fanno male, se si ammalano non possono maturare le 80 ore mensili e non gli viene riconosciuto nulla. Loro devono fare le 80 ore per prenderle intere, se ne fanno 79 non gli viene riconosciuto un euro. Hanno questo contratto ricattatorio che li mette in una condizione veramente devastante, drammatica. Messaggio a chi lo mandate? Allora, Galella ha detto che si rivolgerà alle autorità preposte perché alcuni lavoratori svolgono questa attività nero. Beh, vi diamo sta notizia, se non lo sai. Tutte 1840 svolgono un lavoro a nero e visto che lui è l'assessore all'attività produttiva, la prima cosa che dovrebbe fare è quella di autodenunciarsi. Perché è lui che deve garantire ai cittadini locali un contratto di lavoro. Ciò non sta avvenendo. Allora abbiamo esteso il presidio era per 3 giorni, adesso lo abbiamo allungato fino al 6 marzo. Non abbiamo intenzione di fermarci fin quando Bardi, che ormai lontano 11 gennaio aveva fatto delle promesse, le aveva pubblicate, cioè non sono cose nostre, non siamo noi che l'abbiamo interpretata oppure abbiamo capito male in quell'incontro. L'ha scritto nel sito ufficiale, è riportato nel sito ufficiale della regione, basta andarsela a leggere. Lui ha detto che è vergognoso che queste persone non abbiano gli istituti minimi, i contributi pensionistici, la malattia, il giusto riposo, la maternità e tutta una serie di altre situazioni e che avrebbe provveduto immediatamente a risolverla. Ad oggi non ha fatto nulla. Noi siamo consapevoli che ci vuole una legge, però siamo anche consapevoli che al 2 marzo Bardi non ha alzato il telefono, non ha contattato il governo centrale, non si è mosso in alcuna maniera. E questi lavoratori dal 1 aprile, ieri ci è stato confermato dall'ARLAB, finiranno in una nuova platea che è quella che vuole Galella, che sta proponendo Galella insieme a CGIL e CISL e UIL, nelle aziende private. Ma queste aziende private non garantiscono nelle cooperative, le cooperative, pensiamo più in generale, però anche altre realtà potrebbero esserci
che si allineeranno alle cooperative. Il problema è che nel loro progetto, basta leggerselo, adesso non ricordo l'articolo, c'è un punto in cui dicono che queste persone possono essere spostate in queste aziende private nella nuova fase, la seconda fase, e fare un corso di formazione, l'ennesimo corso di formazione, per un tot di mesi, dopodiché finire nelle cooperative, che con un contratto a tempo determinato che può durare anche solo 3 mesi. Dimmi tu se questa è una soluzione. Grazie Mimmo, alla lotta, e speriamo che la manifestazione sia partecipata. Ok, grazie. Non ci sono? No. Siamo all'interno della tenda che la Protezione Civile ha dato come ha allestito per il presidio. Sì. Mi dici il tuo nome, il tuo cognome, che lavoro fai? Sì, sono una beneficiaria del reddito minimo di inserimento. Di dove sei? Da Ferrandina. Ok. Niente, stanotte abbiamo trascorso la nottata qui. Siamo ancora qui e quindi continueremo a lottare affinché vengano riconosciuti i nostri diritti. A chi vi state rivolgendo? Al presidente Pardi. Che da tempo sì. Aveva promesso qualcosa, mi sbaglio o no? Certo, e quindi noi aspettiamo affinché ci diano delle risposte per quanto riguarda la stabilizzazione, per quanto riguarda la malattia, i diritti, non abbiamo contributi, non abbiamo niente di più. Che lavoro svolgi? Io mi occupo, sto nell'area tecnica al comune di Ferrandina, mi hanno collocata lì. Da quanto tempo? Sono 6 anni. 6 anni. Ok, alla lotta e forza e coraggio. Grazie. Tieni a ringraziare la signora. Stamattina abbiamo avuto comunque la colazione, c'è stata gente comunque, c'è stata vicino. E quindi ringraziamo queste persone che ancora, voglio dire, ci sono con un buon animo. Ecco. Grazie di tutto. Grazie. Ci siamo. Ben arrivato. Buongiorno. Oh, buongiorno, dove arrivate voi? Russi. Ben arrivati. Buongiorno, voi arrivate da Tursi, giusto? Quanti ne siete arrivati nel pulmino? Una quindicina circa scarsi. E poi arrivano con le macchine anche. C'è anche il vostro sindaco che... Sì, è in arrivo. Voi siete tutti lavoratori del comune di Tursi, lavoratrici del comune di Tursi? Sì, del progetto Tursi. Da quanto tempo? Io da 20 anni. 2009. Io reddito minimo da 6 anni circa. Ok. Alla lotta. Sempre. Arrivano tutti i vostri colleghi, insomma, tutti gli altri lavoratori che stanno ancora in viaggio. Quindi, siccome non abbiamo tutta sta fortuna, pure oggi sotto l'acqua. Ma non fa niente, non è che ci preoccupiamo per 2 gocce d'acqua. L'avete letta la dichiarazione di Carella ieri? Sì! Ha detto che denuncerà alle autorità preposte i lavori a nero. È giusto che lo faccia, quindi ci aspettiamo che si vada ad autodenunciare, perché lui è l'assessore all'autorità, alle attività produttive, e voi lavorate tutto a nero. A
La prima cosa che avessi fatto se avessi autodenunciato se una persona onesta. Fa finta cagata dal pelo. Sono tre mesi che gli diciamo che lavorate a nero. Adesso lo scopre lui, lo scrive lui sui giornali, ho sentito che la gente lavora a nero. Lavora a nero per te, Galella, l'hai capito o no? Non aspettiamo il 1° aprile con le mani in tasca. Galella, anziché preoccuparsi della persona che cerca di non morire di fame a 580 euro e di sopravvivere, perché lui vorrebbe che voi diceste, cioè lui vi dice, vi do 580 euro e dovete campare questi soldi, che già abbiate figli, spese, non me ne frega niente, perché se voi cercate di guadagnare o di rubare, perché voi avreste il diritto di andare nei supermercati, far un carrello della spesa e uscirvene senza pagare, perché o pagate le bollette o mangiate. Il sindaco di Tursi che alle 11:30 una delegazione, mezzogiorno, una delegazione di 7 persone sarà, potrà essere ricevuta dal presidente Massa. Oggi ci vuole ricevere, forse perché siamo un po' di più. Non gli bastava. Questa è l'umiltà e la sensibilità delle nostre istituzioni. Se siamo 5 persone, al freddo, dal buio, potremmo morire. Se siamo 500, 400, 200, allora vuol dire che va ascoltata la persona, perché sono assai. Se sei solo puoi morire, un presidente che se sei solo puoi morire, questo è un fatto, perché ieri si spende in luce e se ne io. Come vedete lì c'è un presidio, l'abbiamo montato 2 giorni fa, come si vede chiaramente è un presidio di merda, c'è pure un allagato 2 notti. Ci hanno promesso, solo ieri li ho contati, 40 brandine che all'ultimo gli ho detto basta, non sappiamo più dove mettere le brandine. Non è arrivata la brandina. L'unica cosa che abbiamo ottenuto è stata la corrente rubata, non sappiamo a chi l'ha rubata. Poi un tavolino e la luce, che non ce l'ha portato nessun presidente, nessuna associazione, nessun sindaco, nessun solidale, nessuno, se non Decio, quel signore col cappellino giallo, che ci ha permesso di sederci, mangiare sul tavolo e avere la luce. E la roba sua, ci ha chiesto la gentilezza, vista che è roba sua, di non romperla e poi di restituirgliela, perché quando uno dà una cosa sua ci tiene, però la porta, se è seria, gli altri, manco che il robot degli altri, voglio dire, se ne frega, ci hanno dato quella tenda che è solo la parte esterna, perché la parte interna è mangiata dai topi. Ci siamo dovuti montare 4 volte, io e Giuseppe e gli altri che l'hanno preso, perché non se ne sono andati anche pure quelli che l'avevano montata. Anche Romina. Non eravamo capaci a montare, l'abbiamo smontata e rimontata 4 volte. La solidarietà. Allora, questa è, è la tua manifestazione e non intervengo più perché mi so un po' rotto le scatole di intervenire subito dopo di te. Allora, da questo momento, quando organizzi tu qualcosa, i sindaci se ne stiamo a casa, va bene? Se non siamo graditi, perché è l'ennesima volta che tu dici, pare, allora se tu vuoi fare un evento, devi avere le palle di fare l'evento, è chiaro? Ti è chiaro o non ti è chiaro? Ma non ho capito. No, ma ti è chiaro? Allora, ti abbiamo dato, già che sei sotto una tenda, devi ringraziare i sindaci. Ok, ringraziamo i sindaci per quella tenda. Oh, uno, se loro tu un rulettino come sindacato, ce l'hai o non ce l'hai? Non ce l'hai. O fai sopra come qualcuno degli altri, vuoi fare lo sciopero? Come sindacato di base. Ma tu vuoi fare lo sciopero qualcuno degli altri? Allora, se non hai le armi per fare lo sciopero, ma state a casa.
Se non hai le armi per fare ciò! Allora, giustamente dici, se non hai le armi... Però non andiamo a quel paese, va! Se non hai le armi... Perché se tu devi stare a dire sempre i sindaci, io sono qua tutte le volte! Parlando, soltanto di te! No, basta, no, 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 mi dispiace! Mi dispiace, signore! Mi dispiace! Sindaco! Qua siete su 1800, siete 200 persone! Salvatore, valla a vedere! Ma che cazzo volete dai sindaci più? Vai a vedere! Che cazzo volete dai sindaci? Dai sindaci niente, dalla regione che vogliamo! A noi non ci dovete proprio nominare più! Salvatore, falla vedere le condizioni in cui stiamo! Non è che io ci sono stato l'altra sera, sono stato qua! Perché non mi dai ragione? Portati pure tu qualcosa, sono tu che cazzo hai avuto a fare! Devi dare ragione se ci sei stato, perché l'hai visto che ci siamo alla gara! Ma non ti stato, Mimmo! Ma chi stai dicendo? Te lo dico io, te lo dico davanti a tutti! Ma che è sta cosa? Questa è la posizione! I sindaci non li devi più nominare! Non ci abbiamo! Noi siamo al vostro fianco, punto! Questa è la tua manifestazione, mi Pensi di che portare? Ma io ti allucco perché è la decima volta che non ho i sindaci! A Matera hai litigato con i sindaci! Aspetta! E qua non vi cogliono i sindaci! È sempre questo cazzo di sindaci che fanno il Salvatore, sei impegnato, hai cercato di fare il possibile! E l'abbiamo portato la mente! È arrivato il bagno finto! Tu che cazzo la fai? Io non ci faccio niente! Io rappresento i sindaci qua, signora! E quando si parla dei sindaci dovete avere rispetto! Non di tutti! Allora, correggiamo il tiro! Correggiamo il tiro! Ma correggere il tiro, ma quando parla! Allora, il sindaco Cosma! Io alle 11:30 vado al presidente a rappresentare questa gente! Se ci vuoi venire ci vieni! Questo, a me non me ne fotte niente. E da questo scopo? No, non è questo lo scopo. Lo scopo sì, lo è questo lo scopo. Risolvere il problema della gente. Se state con noi. Io devo risolvere il problema. Merito. Io devo risolvere il problema. Non è che stai qua a morire di fuori. Il problema. Però parliamo un attimino, perché io l'esempio lo devo portare sulla mia pelle. Allora. Chi? Qui! E dire che qual è il problema? Allora! Io sono qui, non me ne vado! Signora, io non me ne vado! Io non me ne vado! Io non me ne vado! Io sono operaio della FIAT! Io non me ne vado! Quando dicono che gli operai della FIAT! Allora, stamattina! Pure che io mi ammazzo da 20 anni! È vero che non fanno niente! Non parliamoci sopra! Stamattina i miei di Tussi, li ho convocati io, è chiaro? Allora, i tussitani li ho convocati io nella sala consigliare, gli ho chiesto per favore, non partecipate mai, ci sto andando solo io a rappresentare. Fermi, ascolta, abbi la pazienza di ascoltare l'educazione. Li ho convocati nella sala consigliare e gli ho detto, mercoledì, silenzio, e gli ho detto, sono qui presente, mi possono smentire se dico una bugia. Li ho convocati e gli ho detto, per favore, cioè ieri dice per favore, lo sciopero è vostro, non è mio. Allora, per favore partecipate alla manifestazione. Fallo parlare, non ci fanno parlare, Mimmo. Da me sono 34 persone. Li ho convocati, gli ho chiesto per favore partecipate allo show, preparate i cartelloni, preparate quello, sindaco va bene. Dopodiché come facciamo ad andare lì? Non vi preoccupate, vi metto pure un pulmino, siete 34, 4 sono, diciamo, hanno una disabilità, non possono venire, ho messo il pullman di 30 posti. Volete sapere quanti sono quelli di Tussi? 11! E allora di che cazzo parliamo? Salvatore! Ha ragione! Di che cazzo parliamo? Salvatore, secondo me tu sbagli perché ti senti tirato in causa, io non tiro in causa. Ma sono i sindaci qua, io no. Allora io faccio un esempio. Perché se tu Salvatore, ti faccio un esempio. Salvatore, io faccio un esempio. Io sono un operaio della FIAT da 30 anni che faccio sindacato.
E quando mi dicono che gli operai della Fiat non fanno un cazzo, io gli dico che è vero, eppure non dico io però lo faccio, perché lo so che è vero. Tu sei qui e sei stato l'altra sera, ci hai portato quella tenda, tutto quello che vuoi, ma noi lì stiamo con le brandine. Tu devi essere d'accordo con quello che dico io, perché sai che molti, perché sai che molti sindaci, sai come tu. Allora posso dire questo, scusate, anche per i sindaci che sono venuti e per la disponibilità che stanno dando. Il vero problema è che tutto quello che oggi ci viene detto anche dal sindaco di Tussi, Bardi ne è perfettamente a conoscenza. Noi abbiamo posto una serie di problemi seri già dal giorno 11 gennaio. Il problema è che non abbiamo avuto una risposta seria che dimostrasse la volontà di affrontare i problemi per come vanno affrontati. Oggi non abbiamo una risposta né rispetto al discorso malattia, né rispetto al discorso riposo. Non abbiamo una risposta rispetto alla neutralizzazione del reddito pagato dalla regione, che per legge deve essere neutralizzato. Questo avviene normalmente sul reddito di cittadinanza. Quindi questi erano problemi che in un giorno dovevano essere risolti se c'era la buona volontà. Queste risposte non ce l'hanno date. Ogni volta fanno finta di cadere dalle nuvole e noi non lo possiamo più accettare. Dopodiché nessuno ha detto che dovete essere assunti senza concorsi, senza selezioni o le stupidate che ci viene a dire Galella, di cui oggi chiediamo le dimissioni. Non si può avere a che fare con questa gente che non ha coscienza, che non ha memoria di quello che significa vivere con 500 euro al mese e dover dire no ai propri figli pure di dargli un euro per uscire con gli amici. Queste storie loro non si devono permettere di avere a che fare con noi e con la nostra rabbia. Allora Bardi sa bene qual è il suo ruolo, sa che cosa può chiedere a livello nazionale, sa che va aperto un tavolo con i sindaci per individuare i servizi, le carenze organiche, come devono essere assicurati questi servizi a pagamento e non gratis, perché questi comuni sono 30 anni che hanno cancellato questi servizi dal loro bilancio. Queste sono le risposte che oggi dobbiamo avere. Quindi l'unità ci deve essere, ringraziamo la solidarietà dei sindaci, ognuno può avere il suo tornaconto, ma noi come lavoratori dobbiamo continuare ad essere uniti e a portare avanti le nostre richieste, insieme, senza farci dividere. Brava. Tu cammina piano piano, loro vanno piano. Abbiamo un po' di distanziamento tra uno striscione e l'altro. Distanziamoci un po' da questi striscioni. Ok.
disastro sociale. Facciamoci sentire il nostro testo. Vergogna! 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 Questa è la prima cosa che deve sapere. Fate lavori, ci disse il presidente della provincia che la legge di bilancio aveva bloccato i comuni alle assunzioni, così ci disse a Matera. Quindi i comuni non potevano, avendo tutto un deficit enorme, non potevano assumere. Quindi lo Stato diceva: tu non puoi assumere perché c'è il deficit. E lo sapete perché i comuni sono riusciti ancora a mantenere i servizi? Siete stati voi! Questo è il prefetto, lo deve sapere. Ci sono stati comuni, e mo mi dicevano ieri più di qualcuno, che li chiudevano a mezzogiorno, ma non solo per la questione del Covid. Il Covid è stata una scusa, perché non riuscivo più a garantire i servizi essenziali alla gente. E si trovavano la scusa per non far incazzare il popolo. Chiudevano a mezzogiorno. Comuni, e me l'hanno confermato, che lavorano a giorni alterni. Dignità, 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 dignità.